dedicata alle arance come tesoro agroalimentare di Santa Severina e del Marchesato Bolognese. Da premettere che già in passato la Prologo, guidata dal professore Pala e da Teresa Gallo, aveva proposto una sagra dedicata a questo frutto, con l'intento appunto di avvicinare al mondo agrumicolo i cittadini facendone scoprire l'importanza a 360 gradi. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto riprendere e arricchire questo evento con l'ambizione poi di farlo diventare un appuntamento fisso da ripetere ogni anno. È vero che questa giornata è stata promossa dalla Prologo, però c'è da dire grazie. Grazie perché gli eventi, no? Le manifestazioni, le sagre, come dir si voglia, per avere successo hanno bisogno di una coralità di forze che unite portano poi a realizzare cose che lasciano ricordi belli e successi condivisi. Quindi grazie prima di tutto, lasciatemelo dire, ai componenti della Prologo così bene e al presidente Saverio Pascale, che ha lavorato, che hanno lavorato tutti senza sosta per la realizzazione di questo evento. Grazie al Comune di Santa Severina, nella persona del nostro sindaco, Lucio Giordano, sempre pronto ad accogliere e promuovere qualsiasi iniziativa proposta. Grazie alla cooperativa di Stippo e al presidente, al nostro prezioso Gino Barone, alla diocesi, nella persona di Don Gino Pulizia, alla scuola secondaria di primo grado, i ragazzi che hanno dimostrato entusiasmo e gioia di partecipare a questo evento, alle forze dell'ordine, a Santa Severina Soccorso per la loro preziosa presenza e a tutti i produttori, i quali hanno offerto la materia prima, quindi le arance, che sono servite e sono state preziose per la realizzazione di questa giornata. Grazie alle UNPI, Unione Nazionale delle Prologo d'Italia, ossia l'associazione di riferimento di tutte le Prologo d'Italia, che maggiormente coniugano la tutela e la salvaguardia delle specificità locali, con la vocazione allo sviluppo della crescita sociale e al miglioramento del benessere. Oggi loro hanno arricchito maggiormente l'evento perché in questa occasione Santa Severina è stata scelta per eleggere il nuovo presidente provinciale, il nostro carissimo Giuseppe Giovanni Fabiano, al quale va il nostro in bocca al lupo. Grazie alla delegazione dei borghi più belli d'Italia, che in previsione della festa nazionale, che quest'anno ritorna in Calabria nel mese di settembre, a Oriolo e Rocca Imperiale, anche loro oggi hanno arricchito il nostro evento portandole la bandiera del Festival dei Borghi più belli d'Italia dal comune di Badolato al comune di Santa Severina, in attesa poi di continuare il giro in altri meravigliosi comuni fino poi ad arrivare ad Oriolo e Rocca Imperiale appunto per la festa. Lascio subito la parola al nostro presidente Saverio Pascale, che dà il suo benvenuto. Quindi grazie per aver dedicato parte del vostro tempo.
Perché una giornata dedicata a parlare di arance? Sono molti motivi. Per essere breve e non rubare tempo ai professionisti del settore, comincio con il ricordare che il popolo di Santa Severina, nei tempi in cui l'economia di un territorio era principalmente rurale e agricola, venivano identificati come gli aranciari, proprio per la forte dedizione alla coltivazione degli aranceti. Mi sono posto pure una domanda: erano coltivatori di arance per scelta o per una casuale ma favorevole collocazione territoriale? Poi, oppure perché attraverso l'uso e il consumo e il commercio delle arance si riusciva a generare ricchezza? Quella ricchezza è necessaria a soddisfare i bisogni di una famiglia o di una collettività. Oggi lamentiamo la mancanza di lavoro. Lo spopolamento è la causa diretta, la diretta conseguenza di questa mancanza di lavoro. La scelta dei giovani di andare via. Mi sono chiesto perché. Tanti, ma un motivo, un comune denominatore. Per vivere ci vuole uno stipendio, perché nell'economia globale con il denaro si compra quasi tutto. Ora cercherò di dire il quasi e il tutto. Cioè, con il tutto ho identificato che si possono comprare cose tangibili, le cose materiali, le cose facilmente identificabili, legate a un valore certo. Con il quasi, invece, ci stanno le cose che non si toccano, non facilmente misurabili, quello potrebbe essere l'amore, l'affetto delle persone, le emozioni, i sentimenti, la fede, le ideologie. Andiamo avanti perché su questo potremmo dire tante altre cose. Perché una giornata dedicata alle arance? In un'economia circolare, io ho fatto studi di economia, la coltivazione, la produzione, il consumo, la trasformazione creano ricchezza. Quindi con la percezione dei benefici che così diventano tangibili. La Prologo negli anni passati ha sempre organizzato e dedicato una giornata all'arancia. Il ricordo con ammirazione va a chi mi ha preceduto, quindi al professore Pala, alla professoressa Teresa Gallo, l'ultimo Fernando Panza, che mi ha voluto cedere, come dire, darmi la possibilità di fare il presidente per liberarlo un po' dei suoi impegni. Oggi vorrei lanciare uno slogan che è quello di consumare le arance tutto l'anno. Ecco perché ho voluto i produttori, perché ho voluto le unti, perché ho voluto i borghi. Cioè, l'arancia si consuma se il consumatore lo usa. Quindi anche la degustazione che avete avuto la possibilità di degustare in piazza era mirata a questo, a far conoscere l'arancia, come si dice oggi, a 360 gradi in tutti i suoi usi. Il come e il perché e l'importanza dell'arancia lo spiegheranno bene i relatori della tavola rotonda. Alla Prologo tocca l'interlocuzione tra i produttori e i consumatori. L'attività promozionale serve a far incontrare chi chiede arance, quindi la domanda, e chi le arance le produce. Domanda e offerta, quindi l'offerta. Non penso di sostituirmi alle figure economiche che si occupano di questi aspetti, ma più semplicemente vorrei evitare che nel nostro piccolo borgo le arance rimanessero sul lab. Mi piacerebbe che nel bar si potesse consumare uno spremuto o una granita d'arance, si possa degustare un dolce o un gelato d'arance, deliziarmi con i cibi arricchiti all'aroma dell'arancia. Se tutto questo è possibile, ce lo diranno queste splendide persone che ci fanno conoscere l'arancia da diversi punti di vista. Non è un caso che ho scelto due giovanissime laureate in scienze della nutrizione, perché la conoscenza accademica è la base per spiegare i termini e i benefici dell'arancia. Due esperti del settore agrumicolo, esperti del territorio e delle coltivazioni di questo luogo, tecnici dell'agricoltura, coloro che trovano una soluzione a tutto. Due persone, poi due amici, due persone speciali che utilizzano il patrimonio immateriale, la propria bravura per comunicare la bellezza della Calabria. Trasformano le idee, infatti, ambasciatori di Calabria e restanza a colori.
slogan per raccontare tanto, ve lo racconteranno loro dopo, non anticipo nulla. Infine, una parola sul titolo, il borgo dell'arancia. Un centro abitato, quale può essere Santa Severina, caratterizzato con un importante impianto architettonico, legato a storia e cultura, caratterizzato da una periferia prevalentemente agricola, basata sulla coltivazione degli agrumi, soprattutto aranceti, la coltivazione degli uliveti e dei vigneti. Quindi l'entità borgo è intorno a tutta la campagna che ci rende, a mio avviso, fortunati. Uno stimolo, quindi questa tavola rotonda, questa giornata vuole essere uno stimolo per i nostri produttori, una sfida a fare meglio e di più, affinché queste piccole iniziative possano diventare volano di crescita e di sviluppo per altri concittadini. Con l'augurio che molti terreni incolti ed abbandonati possono diventare presto rigogliosi campi con alberi da frutto. Avrei poi pensato di dire qualcos'altro se ci fossero le istituzioni provinciali e regionali, però visto che non ci sono, mi volevo permettere di fare una tiratina d'orecchie, ma non, perché come prologo ci occupiamo di turismo, come prologo ci occupiamo di promozione, ognuno di noi può fare turismo e può fare promozione, però se non abbiamo le cose minime, diciamo, l'assistenza minima degli istituti centrali della politica, questo viene un po' meno. Mi riferisco a chi viene da Crotone, chi viene da Cosenza, cioè vedete, le strade sono un po' così, non dico messe male, non messe bene, molti terreni sono incolti, molte erbe per le strade, quindi ci vorrebbe un po' di collaborazione in più, in modo che quando io parlo di turismo, il turismo viene fatto a 360 gradi. La prima cosa è come si presenta uno alle persone. Quindi un bel vestito potrebbe essere una strada pulita, l'accoglienza potrebbe essere il sorriso sulle labbra. Quindi queste erano delle parole che avrei voluto dire, ma purtroppo oggi non sono potuto venire per altri impegni che hanno avuto. Questo è tutto, la parola adesso a queste persone che ci racconteranno un po' di cose sulle arance. Grazie a tutti. Il nostro sindaco per un breve intervento. Intanto un po' di saluto a tutti quanti voi e poi saluti a questo parterre di relatori. Alcuni giovanissimi che non conosco, Desiree ha un'azienda agricola, come la dottoressa Cozza Novella, la conduttrice Anna Pugliese e poi, vabbè, io Giuseppe Caruso lo conosco come il nipote di un nostro concittadino onorario, perché lui è il nipote di Don Tita Scalizzi, che è il nostro concittadino onorario. Natale Cavella è il presidente del GALI, a noi è stato particolarmente vicino in questi anni, ci hanno finanziato diverse cose, stanno proponendo tante altre cose, soprattutto sui progetti sulle aree interne dello SNAI, il GALI di Crotone e quello di Cosenza. Canonopia è una risorsa della Calabria. È una risorsa, per gli studi che ha fatto, per le pubblicazioni che ha fatto, e poi lo voglio invitare per un altro evento che dirò dopo. Non posso però due parole dire su questa tavola rotonda. Innanzitutto, trovo giusto che questa è una festa dell'arancia, cioè non è il canone di una sagra, è una festa che è stata inserita in un percorso, perché questa mattina non abbiamo avuto il passaggio della bandiera dei festival del Borgo più bello d'Italia, con la presenza del rappresentante del comune di Patolato che detengono questa bandiera e poi del presidente regionale dell'Associazione dei Borghi di Calabria. È un percorso perché quest'anno il festo dei Borghi di Italia si svolge in Calabria e quindi si è deciso che in avvicinamento a questo evento ce ne fossero altri satelliti piccolini in ogni borgo e quindi ogni qualvolta c'è l'evento questa bandiera percorre questi paesi. Due parole però anche sulla produzione dell'arancia.
Voi avete visto nei mesi scorsi la protesta dei coltivatori. Mille ragionamenti, il gasolio, le tasse, ma in realtà il problema è uno, è il costo della materia prima che si produce, il costo che il produttore vende le arance, i finocchi e tutto il resto. La produzione delle arance negli anni 60-70 era floridissima a Santa Severina, e chi aveva un arancetto non è che la coltivava, aveva gli operai che la coltivavano, aveva un reddito per la famiglia per un intero anno. Oggi chi non lo coltiva direttamente ci va in perdita, chi lo coltiva non si paga nemmeno il lavoro che svolge. In questo vale per l'arancia, vale per i finocchi, vale per tutto. La soluzione qual è? Che devi abbassare i costi di produzione, ma se tu abbassi i costi di produzione significa che devi usare macchine, devi usare fertilizzante, quindi hai un prodotto che scade. La soluzione potrebbe essere quella di cambiare, cioè di arrivare a un prodotto di qualità, come qualcuno, per esempio, se non fa, col biologico, e quindi riesce a trovare un fetto di mercato. Nell'anno scorso si è cominciato a ragionare tra produttori di arance per fare una rete, e questa rete andrebbe istituzionalizzata con la firma di questi produttori. L'anno scorso per la prima volta hanno deciso di vendere a un prezzo non inferiore, però mi sembra che erano i 30 centesimi, un piccolo passo avanti. Un'altra oggi il borgo delle arance, la stanzina, il borgo della cultura, il borgo dei musei, questo per dire che è un borgo che ha tante potenzialità, ma queste potenzialità non vanno viste come il borgo di San Siro. Queste potenzialità le hanno tutti i borghi della nostra provincia e i borghi della nostra regione. Il problema è come mettere in rete, come riuscire a vendere il prodotto a livello nazionale e internazionale. Mi chiamo il presidente neoeletto Giovanni Corbiano, presidente provinciale di Piccolone. Buonasera e grazie per gli auguri che mi hanno rieletto per i prossimi 4 anni presidente dell'Ubico Domo. Quindi ci impegneremo per promuovere questo nostro territorio, appunto proprio per la saga dell'arance. L'Ubico nazionale dall'anno scorso ha costituito la saga di qualità. Saga di qualità, perché non crederci e migliorarla nel tempo e poter anche noi andare a ritirare il premio al Senato, perché è col patrocinio del Senato. Quest'anno in Calabria sono state premiate 2 saghe di qualità, quella di Bagnara del pesce spada e quella della pasta tipica di Osso Masso. Quindi perché no partecipare anche noi e andare a ritirare un premio così prestigioso al Senato. Noi dal punto di vista della promozione ci siamo, oggi abbiamo dato conferma che c'erano 23 prologo presenti su 27 prologo, quindi sicuramente daremo il giusto apporto per una promozione di questo territorio, che siano le arance in questo caso come Santa Severina, le angurie che faremo nella Rocca di Neto e tante altre iniziative presenti sul territorio, perché in questo quadriennio ci sarà veramente, come ho detto stamattina, una svolta epocale dal punto di vista, abbiamo fatto prima dal punto di vista burocratico e di ripartenza ce l'abbiamo messa tutta, e adesso grazie anche alla collaborazione del Presidente del GAL, con cui abbiamo instaurato un protocollo di intesa e stiamo collaborando fattivamente, quindi adesso in questo quadriennio ci vedrà ancora di più impegnati nel promuovere tante iniziative e tipicità del nostro territorio, perché solo se si va nella stessa direzione possiamo dare una svolta veramente, e i tempi sono cambiati ed è il momento giusto per poter collaborare tutti insieme per far sì che questo territorio dia una svolta, perché ha tutti i requisiti per poter non essere secondo a nessuno. Quindi con l'impegno delle istituzioni, che noi chiediamo sempre di renderci partecipi e collaborativi,
e con l'impegno anche delle altre associazioni presenti sul territorio, noi siamo per la condivisione, e la collaborazione, perché solo se siamo insieme, si collabora, si ottengono risultati importanti. E oggi, con la ripartenza di questa saga dell'arancia fatta su Santa Severina, che sia l'inizio veramente di tante iniziative, come ci sarà a breve quello del 1° maggio, della festa medievale, e tante altre che verranno tutto l'anno su tutto il territorio. Noi ci siamo e siamo proprio per questo. E la cosa positiva, come diceva poco fa il presidente di Santa Severina, come il sindaco, tanti giovani che stanno affacciando, tanti giovani che si sono avvicinati all'associazione, alla Prologo, e questo è la speranza che ci fa andare avanti. I giovani che si sono presi a cura, si stanno mettendo in gioco, e possiamo veramente sperare in un futuro migliore per la crescita di questo territorio. Grazie a loro, grazie e buona continuazione. Andrea Ponzo, presidente del Borghi più bello d'Italia in Calabria. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitato in questo convegno molto importante. Ringrazio l'amministrazione, ringrazio la Provoca, in nome del presidente Saverio Pascal, che mi unisce sia con l'amicizia che con il rapporto anche nell'ambito dei Borghi. Abbiamo affrontato varie tappe in questi anni, abbiamo collaborato e diciamo che i frutti si iniziano a vedere. Io sono qui oggi appunto, quindi a nome anche di tutta l'associazione dei Borghi della Calabria, dei Borghi più belli d'Italia in Calabria, perché come ha poc'anzi detto il sindaco, oggi è una tappa itinerante di promozione, quindi al Festival Nazionale dei Borghi che si terrà il prossimo 6, 7, 8 settembre a Oriola e Rocco Imperiale. Abbiamo voluto che si svolgessero questi eventi anche perché per far in modo che i nostri borghi, quelli più belli, abbiano quella visibilità anche in occasione di eventi importanti come quello di oggi, dove la promozione, la valorizzazione del territorio con i propri prodotti, la propria cultura, le proprie tradizioni possono avere quella visibilità e quell'attenzione che meritano. Quindi oggi sono qui appunto per fare questo passaggio, quindi anche in prossimità di questi eventi importanti, anche per stiamo cercando di fare un lavoro di rete, quindi di concertazione per avere un risultato importante. E qui a Severina, a Santa Severina, quindi ho visto che comunque la Prologo è molto attiva e insieme con l'amministrazione state facendo delle cose egregie, quindi ogni borgo ha delle caratteristiche, delle peculiarità diverse dall'altro, però tutti hanno qualcosa da dare, e quindi per questo confido nel lavoro per migliorare e quindi promuovere le nostre realtà. Grazie. Grazie. Prima di dare il via all'apertura della tavola rotonda, ho visto che è arrivato anche il sindaco di Rocconieto, al quale faccio un caloroso saluto e un benvenuto da parte nostra, Alfonso Dattolo. Allora, possiamo cominciare dando la parola a Natale Carrello, il nostro presidente Gallo Crotone. Il Gallo, per chi non lo sapesse, è uno strumento promosso dall'Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali, ma sono sicura che il nostro presidente ci illuminerà. Intanto buonasera a tutti, grazie per questo invito. Io quando ho ricevuto l'invito del presidente della Prologo di partecipare a questa iniziativa ho dato la mia disponibilità, anche perché come mi ha descritto diciamo i lavori di questa giornata che vanno al di là della sagra, dell'aspetto diciamo ludico, c'è dietro una necessità
una necessità che riguarda sia i produttori, quindi c'è un lavoro di valorizzazione, e sia anche quello che diceva, di messa in moto di un percorso di economia circolare. Vedete, io voglio fare un giretto un po' ampio. Negli anni 90-2000 c'era uno slogan che circolava, ed era questo: pensare globale, agire locale. Questo perché era in atto la globalizzazione molto forte, per cui si invitavano le comunità a pensare di agire localmente. Noi siamo stati un po' travolti da questo fatto. Abbiamo perso questa attenzione di agire locale. Oggi ci troviamo in una situazione paradossalmente favorevole, perché c'è una crisi complessiva della globalizzazione. Lo vediamo in quello che sta succedendo. Non c'è più garanzia su niente di quello che sono ormai gli equilibri internazionali, per cui un'attenzione, ognuno a guardare in casa propria per valorizzare quello che ha e mettere in moto un meccanismo quasi di autosostegno dell'economia, è fondamentale. Oltre a questo c'è anche la necessità di valorizzare quei prodotti che noi abbiamo. Noi come GAL stiamo lavorando da tanti anni, un lavoro immane, perché ne parli oggi e poi magari i risultati arrivano dopo 10 anni, però è importante iniziare e intanto rendere consapevoli gli attori, che sono tutti i cittadini, produttori, consumatori, perché uno degli aspetti che abbiamo trascurato è stato quello di seguire un po' le mode. Qui stava per intervenire una moda che per fortuna è stata bloccata, mi riferisco sempre negli anni di espansione di questa globalizzazione, mi riferisco soprattutto agli uliveti. Qui sono venuti fiori di professori universitari nel nostro territorio ad invitarci a mettere su, impiantare piante che hanno piante industriali, cioè olive intensive, modello spagnolo. In quell'occasione abbiamo, come dire, rifiutato che questo patrimonio straordinario che abbiamo di uliveti, ricco di tante varietà e che produce un blend di olio straordinario, poteva essere perduto. Sulle arance è successa la stessa cosa: nuove produzioni che andavano per il mercato e che il mercato in tendenza, grazie a chi determina poi il mercato, ha fatto sì che altri impianti nuovi si sono impiantati, e a discapito di quello che erano le produzioni locali. Anche la Calabria ha subito questo, mi riferisco soprattutto alla piana di Gioia, c'è stato veramente un massacro di piante per impiantare i nuovi sistemi. Oggi si sta ritornando un pochettino all'origine. Io quest'anno, da alcuni amici che lavorano su questo settore, soprattutto per quanto riguarda il moro di Calabria, sono stati prezzi che non ha avuto nessun altro tipo di arance. Eppure fino a un paio d'anni fa restava marcito sul campo, non venivano nemmeno raccolti. Perché si è iniziato a valorizzare soprattutto il prodotto per le proprie caratteristiche organolettiche, per quanto riguarda anche l'impatto salutistico, che è una delle sfide che i prodotti hanno nel futuro. E allora su questo io un impegno lo prendo, quando vado a queste cose, quando sono invitato come GAL, un impegno lo prendiamo, quello di andare a fare una caratterizzazione seria, scientifica, sulle produzioni locali, sugli ecotipi che ci sono in zona, perché riservano delle sorprese, cioè abbiamo tante potenzialità, delle risorse straordinarie che hanno, possono avere quella marcia in più rispetto agli altri prodotti di largo consumo che non hanno. Quindi caratterizzare alcuni ecotipi dell'area di Santa Severina per poter valorizzarne i contenuti. L'altra cosa importante, il sindaco ha parlato delle aree interne, noi abbiamo un progetto per le mense scolastiche dove andremo a mettere sulle mense scolastiche, con i contributi che i comuni metteranno,
per utilizzare prodotti bio e prodotti locali. Quindi l'aranciata, le arance, la marmellata per le scuole, almeno per un paio d'anni saranno garantite, lo garantiremo in quella dieta che faranno i ragazzi, in modo da abituarli al consumo consapevole dei nostri prodotti. E se sono valorati, come credo che lo siano, di valori energetici, valori salutistici, saremo veramente al massimo. Quindi il ragionamento da fare è capire se si può riuscire a rimettere in piedi quel patrimonio di cultivar di varietà storiche, tradizionali che questi territori avevano. Ora San Severino è ricca non soltanto per quanto riguarda le arance, c'è una ricchezza varietale su vari generi, per cui è un patrimonio che va rivalutato. Noi faremo questa parte di impegno e credo che se si riesce a motivare bene e quindi trovare gli assist giusti per chi, per i giovani soprattutto, che vogliono lavorare in agricoltura, si potrebbe creare quella nicchia particolare che deve diventare identitaria del territorio. Per cui una particolarità del territorio fa la differenza sul mercato. Quindi l'impegno è quello di lavorare a fianco, quindi con la collaborazione, con l'Europa, con l'amministrazione, per dare una marcia in più rispetto a queste produzioni che rischiano completamente di scomparire. Grazie. Grazie. Lascio la parola alle nostre dottoresse, Maria Cozza e Elisabetta Novello, entrambe dottoresse in scienze della nutrizione, una figura professionale che si occupa del rapporto, no? Tra alimentazione, nutrizione e stato di benessere psicofisico della persona. Ci daranno delle lucidazioni sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita. A voi la parola. Buon pomeriggio a tutti. Prima di iniziare con il nostro intervento, sia io che la dottoressa Cozza ci degniamo nel ringraziare la Prologo di Santa Severina per l'invito e anche il sindaco per averci ospitato. Sicuramente per noi è un onore partecipare a un evento di questa portata. Quando si tratta di mettere sempre in risalto le proprietà, le caratteristiche non solo territoriali ma anche culturali del nostro territorio. E quindi ad oggi parleremo appunto delle arance da un punto di vista nutrizionale, della versatilità dell'arancia, in quanto si pensa, si è soliti pensare che l'arancia si mangi soltanto come spuntino, ma non è così. Poi la dottoressa Cozza ne parlerà con più precisione. Noi ad oggi quindi ci soffermeremo sulle arance, ma in realtà l'obiettivo è quello di mettere proprio in risalto tutti gli agrumi. L'arancia sappiamo che è un frutto che derivi dall'albero d'arancio, dalla famiglia delle utacee, dal genere citrus. In realtà in questo genere citrus appartengono tutti gli agrumi, parliamo delle arance, dei mandarini, dei gel, di cedro, del limone, del pompelmo, ma facciamo un passo indietro. In genere dei citrus da dove derivano? Derivano dall'India, quindi dall'estremo oriente, poi col passare degli anni sono arrivati anche qui in Europa, in Italia e in Italia. Ovviamente il primo che è arrivato in Italia è proprio il cedro. Fondamentale dire che quindi per quanto riguarda il nostro territorio è sicuramente un territorio favorevole proprio per il clima, per la varietà territoriale alla produzione di agrumi. Infatti non a caso l'Italia svolge proprio un ruolo di fondamentale importanza proprio nella vendita anche ed esportazione di agrumi. Secondo alcuni recenti studi si è visto che addirittura arriviamo ad un'esportazione del 31% dei mandarini, 30% delle arance e solo il 27%, che è comunque una percentuale molto elevata, dei limoni. Quando parliamo di arance dobbiamo comunque focalizzare la nostra attenzione sulle diverse varietà d'arance. Sicuramente la prima grande sottoclassificazione è possibile effettuarla sulle arance, sulle varietà quindi dolci e amare. Quelle dolci appartengono al genere Citrus sinensis, quindi sarebbero quelle che solitamente troviamo sulle nostre tavole, mentre quelle amare appartengono al genere Citrus aurantium, quindi che sono quelle arance, quelle tipologie di arance che vengono quindi utilizzate per l'industria, quindi per le marmellate, quindi per tutti i derivati, anche addirittura per i liquori. È normale anche dire che, viste le tante varietà d'arance, è possibile sottoclassificare la varietà dolce
in altri tipi di varietà, quindi sia sicuramente arance bionde e arance rosse. La prima grande differenza dove sta? Sta nella polpa, proprio perché nelle arance rosse contengono le antocianine, quindi che conferiscono il tipico colore, quindi rosso, all'arancia, cosa che manca nell'arancia bionda. Effettivamente possiamo trovare le arance bionde anche in alcune tipologie, quindi la Navellina, la Washington Navel, così come anche la Belladonna, mentre nell'arancia rossa ricordiamo la varietà del Tarocco, Moro, Sanguinello e non solo, la in primis per eccellenza proprio l'arancia rossa di Sicilia. Ci sono tante altre varietà, possibile quindi distinguere alcune arance in base alla scorza. Ci sono alcune arance che hanno una scorza più sottile, quindi parliamo di quelle arance che sono tipicamente quindi utilizzate per le spremute. Invece ci sono altre arance che hanno una scorza più spessa e quindi vengono utilizzate proprio per mangiarle anche a spuntino. Ricordiamo che ci sono anche arance che hanno dei semini, invece ci sono anche altre arance che non le contengono. Quando parliamo della Calabria, sicuramente ricordiamo il territorio ricco. Ricco non solo quindi culturalmente, ma anche da un punto di vista enogastronomico. Ed effettivamente quindi possiamo notare proprio che qui in Calabria, proprio per il clima, per il territorio, per il terreno fertile, ci consentono una varietà di arance molto vaste, soprattutto qui nel territorio di Santa Severina. Quindi ricordiamo anche qui la presenza del Tarocco Mugellare Maltese, della Navellina in Tarocco, così come le Washington Navel e addirittura i mandarini tardivi di Giapulli. Dico addirittura perché è una varietà che non si trova facilmente, è una varietà che è tardiva, che significa che solitamente la ritroviamo in un periodo in cui i mandarini fondamentalmente non si trovano più. Quindi questo è una vera e propria ricchezza. Quindi queste varietà sono presenti non solo a Santa Severina, ma anche in tutto il Marchesato, che gode addirittura anche di altre varietà, quale l'arancia marchese, la limetta, quindi che nel gergo viene anche considerata e chiamata diretta, e ricordiamo anche il pompelmo, sia rosa che giallo. Effettivamente entriamo nel vivo del discorso, perché essendo la varietà di scienza nutrizione non è tanto difficile distaccarmi da quella che è comunque la nostra professione. Ricordiamo le proprietà nutrizionali delle arance, perché su 100 grammi di arancia partedibile, quindi parliamo della buccia esclusa, contengono solo 34 calorie. Questo che significa? Che è un frutto che viene quindi indirizzato soprattutto nei regimi dietetici ipocalorici. E questo perché? Perché ricordiamo che soltanto l'87% è acqua, quindi un alimento sicuramente benefico per i reni. Ricordiamo che lo 0,7% di proteine, i lipidi, solo 0,2 grammi, è una presenza importante di fibra, 1,6 grammi. Qui sarà la dottoressa Cozza ad elencarne i benefici che la fibra comporta. Effettivamente possiamo dire quindi che le varietà, quindi i benefici che l'arancia offre, a cosa sono dovute? Sicuramente alla presenza di vitamine e di sali minerali. Principalmente ricordiamo la vitamina C, la vitamina A sotto forma di beta-carotene, così come anche tutte le vitamine del gruppo B, B1, B2, B3, B5, B9. La vitamina C per quale motivo viene, diciamo così, è la principale? Perché nel contenuto dell'arancia, quindi mangiando un'arancia, si riesce ad arrivare al fabbisogno giornaliero totale, quindi per questo l'importanza della vitamina C. Inoltre ricordiamo che la vitamina C ha delle capacità antiossidanti, quindi questo che significa? Che vanno a neutralizzare i radicali liberi. Quindi facciamo un passo indietro, i radicali liberi qual è il loro scopo? Andare a formare quasi delle infiammazioni all'interno del corpo, quindi il nostro corpo è come se facesse una battaglia proprio per aumentare, limitare, superare quelle sorte di barriere che si è venuto a formare. Ecco, esattamente la vitamina C, quindi con la sua azione antiossidante, va a combattere, va a neutralizzare i radicali liberi. Ricordiamo l'importanza anche della vitamina C per quale motivo? Da un punto di vista cardiovascolare, perché la vitamina C, quindi con le sue proprietà antiossidanti, vanno a neutralizzare anche i radicali liberi del colesterolo, perché il colesterolo, una volta che viene ossidato, va a formare a livello delle arterie una sorta di placca, quella che in gergo viene chiamata placca, che fa sì che non faccia più passare il sangue come prima. Quindi il primo a rendersi conto, diciamo così, di tutto questo disastro è appunto il cuore, con formazioni quindi di ictus in parti.
Ricordiamo anche quindi non solo la presenza di vitamine ma anche di minerali, quindi il calcio che serve proprio da impalcatura, proprio per la trasmissione neuronale. Ricordiamo anche il magnesio che svolge una funzione quindi equilibrante non solo del sistema nervoso ma anche per i movimenti digestivi da parte dello stomaco, il potassio, quindi abbiamo già detto, un buon diuretico, e infine anche il ferro che è necessario per la sintesi dell'emoglobina, quindi proprio per trasportare ossigeno alle cellule. Ora passo la parola alla dottoressa Cozza che elencherà i benefici che ovviamente l'arancia offre. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Non tutti sanno che oltre alla polpa anche la buccia dell'arancia possiede delle proprietà benefiche. Infatti se queste non sono trattate e quindi sono prive di inquinanti possono essere utilizzate in cucina. La buccia dell'arancia contiene oli essenziali, acido citrico, vitamine come ad esempio la vitamina P che facilita l'assimilazione della vitamina C contenuta nella buccia stessa e nella polpa. Ovviamente per poter utilizzare la buccia delle arance in tutta sicurezza in cucina ma anche in aromaterapia è necessario che provengano da arance biologiche, quindi si deve trattare di arance che non sono state a contatto con inquinanti, pesticidi e altri agenti chimici. Tra le varietà d'arance ce ne sono alcune che maturano anche in primavera, in autunno, ma per antonomasia l'arancia è un prezioso frutto invernale, ecco perché è un valido, protegge dai malanni di stagione. Per esempio nelle forme influenzali, nelle malattie da raffreddamento, le arance possono essere utili per idratare, reintegrare i sali minerali e rallentare il raffreddore. Sono diversi i benefici che derivano dall'assunzione giornaliera di arance e sono diversi gli studi che sono stati effettuati in merito. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente reso pubblico un progetto chiamato Dieta, Nutrizione e Prevenzione delle Malattie Croniche, nel quale veniva affermato come una dieta a base di agrumi offre una valida protezione contro le malattie cardiovascolari. Questo grazie alla presenza di folati all'interno degli agrumi e dell'arancia, quindi, che vanno a ridurre i livelli di omocisteina, che è un fattore di rischio cardiovascolare. Infatti in condizioni di iperomocisteinemia vengono favorite aterosclerosi, embolie, ictus e infarto del miocardio. All'interno delle arance abbiamo anche il potassio, questo aiuta a mantenere bassi i livelli di pressione, quindi proteggendo da ictus e aritmie cardiache. Un'arancia possiede circa oltre 170 fitonutrienti diversi e oltre 60 flavonoidi. Tra i fitonutrienti i più importanti sono sicuramente i polifenoli, questi molto abbondanti all'interno degli agrumi e quindi delle arance, vantano di diverse proprietà benefiche, quindi proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, anallergiche, antivirali e anche anticancro. Come ha già detto la mia collega poco fa, all'interno dell'arancia troviamo una buona quantità di fibra. La fibra svolge un ruolo molto importante all'interno dell'arancia, questo perché la fibra riesce a contrastare l'innalzamento del colesterolo, quindi previene, protegge da aterosclerosi. Ancora, la fibra può mantenere i livelli di glucosio nel sangue, quindi questo è un dato che basta per capire come l'arancia possa essere appunto un valido spuntino per chi è affetto da diabete. Ancora, le fibre sono importanti perché riescono a catturare delle sostanze cancerogene, quindi mantenendole lontane dalle cellule del colon, proteggendolo dal cancro al colon. Ancora le fibre riducono stitichezza e anche diarrea, che è un disturbo molto comune in chi soffre di colon irritabile. Uno studio pubblicato sul British Journal of Nutrition ha affermato come il consumo di succo d'arancia può ridurre il rischio di sviluppare calcoli renali. Un altro studio invece pubblicato sul Journal of American College of Nutrition ha affermato che il consumo di mangiare un'arancia al giorno va a ridurre il rischio di sviluppare ulcere gastriche. Ancora un altro studio pubblicato sull'American Journal of Clinical Nutrition ha affermato come consumare giornalmente succo d'arancia, quindi spremuta, vada a ridurre il rischio di sviluppare artrite reumatoide. Però attenzione,
Le arance sono un alimento sano e ricco di vitamine, ma la chiave è la moderazione, soprattutto quando si parla di alcuni quadri clinici. Le arance hanno un'alta concentrazione di acido, quindi può essere irritante per lo stomaco, soprattutto se si soffre di malattie da reflusso gastroesofageo. Ancora, se si soffre di una condizione chiamata emocromatosi e il corpo immagazzina ferro in eccesso, troppa vitamina C, può aumentare i livelli di ferro e causare danni ai tessuti. Le arance inoltre sono ricche di potassio, l'abbiamo già detto, quindi se si assumono beta bloccanti, mangiarne troppe può causare danni ai reni. La spremuta d'arancia rispetto al frutto intero porta all'introduzione di più zuccheri con una quantità di fibra molto ridotta. Questo perché? Perché la fibra sostanzialmente si trova per lo più all'interno della pellicina che riveste lo spicchio dell'arancia, quindi nel momento in cui noi facciamo la spremuta viene ridotta la quantità di fibra. Quindi questo che cosa comporta? Comporta un innalzamento della glicemia, quindi il consiglio per chi ha il diabete è quello di consumare il frutto a spicchi. Per tutto quello che ci siamo raccontati fino ad ora possiamo quindi confermare come le arance siano alleate del benessere quotidiano dei grandi e piccini. Il consumo quindi di arance offre benefici a tutte le età. In età pediatrica soprattutto viene consigliato il consumo di arancia per aumentare le difese immunitarie. Sappiamo comunque che i bambini sono più propensi a contrarre malattie virali, soprattutto in autunno e inverno. Quindi diciamo, il consumo di arancia è consigliato soprattutto per aumentare le difese immunitarie. In età adulta si consiglia per lo più, diciamo, soprattutto per gli effetti benefici che ha sul cuore e sulla circolazione. Sappiamo che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte, purtroppo, del nostro paese. Nella terza età, invece, il consumo giornaliero di succo d'arancia è consigliato anche per i benefici che ha a livello cognitivo, quindi grazie al contenuto di flavonoidi presenti. Come consumare le arance? Il consiglio è quello di consumare le arance fresche, quindi a spicchi o a spremuta. Ed è nostra cura sottolineare però, per chi volesse consumare l'arancia sotto forma di spremuta, di andare a bere la spremuta immediatamente dopo averla fatta. Questo perché col passare del tempo il processo ossidativo riduce di molto la vitamina C presente. Si può consumare sotto forma di insalata di arance preparata con finocchi e olive, per esempio, sotto forma di marmellata, e data la versatilità delle arance possiamo citare anche altre ricette più complesse e sfiziose. Ad esempio, qui abbiamo lasciato qualche idea: baccalà all'arancia con finocchio e finocchietto, estratto di cavolo rosso con arance, vellutata di carote e arance, arance ricotta tosto, oppure per i più golosi anche la torta all'arancia. Vi ringraziamo per l'attenzione. Faremo sicuramente tesoro dei vostri suggerimenti. Allora, la parola va a Carmine Lupia, esperto etnobotanico che si occupa della tutela della biodiversità e di sviluppo sostenibile, della promozione delle risorse ambientali e paesaggistiche. Prego. Allora, buonasera. Gli auguri sappiamo che hanno una storia molto antica anche nel sud Italia. Spesso erroneamente si pensa che gli arabi abbiano importato da noi gli agrumi. In realtà già i greci conoscevano bene gli agrumi, e infatti sappiamo che alcuni li importavano dalla Persia, perché hanno origine dall'India, dall'estremo oriente. Il limone lo portano dalla Persia in Grecia in un primo momento come antiparassitario per gli ulivi, ma poi lo utilizzano anche come frutto medicamentoso. Lo stesso Plinio dice che è un rimedio per tutti i veleni. E anche il cedro, un altro agrume molto importante che arriva sempre dall'Oriente, e Plinio la chiama mela assira. E poi abbiamo infine diciamo l'arancia. Questi tre agrumi in realtà in un certo senso hanno una storia comune e anche nel nostro territorio, lo stesso territorio di Santa Severina storicamente è conosciuto per questi tre agrumi, quindi cedro, limone e arancia. E il cedro
arriva a, e si rafforza nel nostro territorio sicuramente con, arriva già in epoca greca, però si rafforza con la presenza sia del mondo bizantino che del mondo arabo. Il limone arriva nello stesso periodo, sappiamo che già Teofrasto, il primo botanico conosciuto, il primo nome di un botanico che abbiamo sui testi, sulle fonti, parla di questo frutto soprattutto per le sue proprietà medicamentose. L'arancia arriva già in epoca greca, non si diffonde molto, lo troviamo nella mitologia, sappiamo che c'è il giardino delle Esperidi, nel quale sono custodite questi frutti, questi pomi d'oro, che era di tutela perché è un frutto considerato in un certo senso sacro. Sappiamo che Giunone porta come dono al matrimonio con Giove appunto le arance, quindi nell'epoca classica hanno un'importanza notevole. I romani utilizzano già le arance, sappiamo ci sono documenti del primo secolo d.C. che parlano delle arance, comunque abbiamo anche testimonianze a Pompei, ad esempio è stato trovato un bellissimo affresco dove ci sono gli agrumi, dovrebbe essere solo limoni insieme in realtà a dei corbezzoli, quindi si comprende già l'importanza. Però ne parla anche Scribonio, Virgilio, parlano delle arance e quindi sono diffuse nel mondo romano. Purtroppo con l'invasione barbarica questi agrumi un po' non scompaiono, ma quasi, e dobbiamo aspettare poi il Medioevo con i bizantini e gli arabi per riaverli colture, diciamo colture importanti anche per l'economia nel nostro territorio. E per quanto riguarda il limone, sappiamo che in Calabria oltre al limone c'è la limetta detta Piretta, ne parla il primo padre Fiore da Copani. Poi c'è Bartolomeo Clarici che nel 1726 parla appunto di questo limon caraber, che sarebbe appunto questa limetta o Piretta. Però allo stesso tempo c'è il primo a parlare degli agrumeti in un certo modo, sappiamo che è Leandro Alberti nella descrizione d'Italia, parla di questi agrumeti che si trovano in Calabria, anzi quando descrive il sud Italia dalla Sicilia fino soprattutto alla Calabria e qualcosa in Puglia di agrumeti in 1500, lui rimane colpito soprattutto degli agrumeti di Nicastro, dice che sono agrumeti molto belli, tenuti bene e sono diciamo ordinatissimi, quindi parla di filari di agrumi e dice che non ci sono solo arance, ma c'è sempre il limone, l'arancio e il cedro, sono questi agrumi che in un certo senso camminano insieme nella nostra storia. Per quale motivo? Perché il cedro è un agrume importante per la liturgia ebrea e quindi sappiamo l'ebrea, le giudecche c'erano un po' in tutti i nostri centri storici più importanti, tipo Santa Severina, e quindi era importante. Nei centri dove c'è stata una presenza araba il cedro era molto utilizzato dagli arabi. Sappiamo che nel Corano quando si parla di credenti dice che un credente non deve essere come un dattero, perché il dattero è dolce ma non è profumato. Un buon credente deve essere come il cedro, deve essere dolce e profumato, quindi il credente migliore viene in un certo senso confrontato, viene diciamo assimilato a un cedro. E gli arance in realtà i romani le chiamano melarance,
E i greci dicono pomodori, il pomidoro, poi un altro frutto successivamente prende questo nome, e arrivano, come dicevamo, dall'India. E in India si chiamavano Nagara Ninja. Attraverso la Persia arrivano verso l'Occidente e si chiamano Narang. E poi questo nome viene preso dagli arabi e dai bizantini, che in realtà insieme portano questi agrumi, e li chiamano Arang. Infatti ancora in altre zone della Calabria viene chiamato Arangu, Aranghi. Però contemporaneamente questo nome si diffonde insieme al nome di Portogallo. Per quale motivo? In arabo è Burtugal, perché sarebbe il frutto dei portoghesi. Perché dei portoghesi? Perché nel basso medioevo subisce di nuovo una crisi la presenza delle arance nel nostro mondo del sud Italia, e i portoghesi danno di nuovo forza a questo frutto nel nostro territorio. Di conseguenza viene chiamato Portogallo, perché sono i portoghesi, quindi gli abitanti del Portogallo, i grandi navigatori del Portogallo, di nuovo a distribuire nuove varietà e a rafforzare la presenza delle arance. Quindi in questo modo si diffondono le arance. E, nella zona sappiamo che anche Santa Severina ci sono documentazioni, sappiamo che Santa Severina fino al 1200 ha avuto una tradizione araba importante, anche se è vero che gli arabi sono stati meno di mezzo secolo, però ci sono atti notarili scritti in arabo fino al 1200 a Santa Severina. Alcune fonti parlano di questa, diciamo, di questa lingua parlata fino al 1200, quindi sicuramente il mondo arabo dà un certo contributo per quanto è il mondo, diciamo, appunto degli agrumi. Ma anche comunque il mondo bizantino, come dicevamo, che eredita già dal mondo greco classico tutta questa tradizione degli agrumi. I documenti importanti poi li troviamo intorno, diciamo, 1400-1500. Il primo fu Barrio, Gabriele Barrio, nato nel 1479 a Francia, provincia di Vibo, parla degli agrumi nella zona di Santa Severina, nella vallata del Neto, perché il Neto, che è un fiume caro agli arabi, quando poi fondano, diciamo, un emirato a Santa Severina, coltivano sicuramente, grazie alla presenza di questo, diciamo, dell'acqua del fiume Neto, gli agrumi. E lui, quando descrive Santa Severina, quindi 1400-1500, che poi raccoglie nella sua opera sulla storia della Calabria tutto quello che descrive, dice che a Santa Severina c'è un vino eccellentissimo, un olio, un ottimo olio, ci sono tantissimi mandorli, e poi ci sono gli agrumi, cedro, parla di cedro, di arance e limone. Questi sono gli agrumi di cui parla in modo esplicito, sappiamo anche della specie, ed è appunto Gabriele Barrio. Questo lo conferma poi padre Fiore d'Acropoli nel 1600, il quale dice la stessa cosa, dice che a Santa Severina si producono cedri, limoni e arance. E quindi queste, diciamo, sono le tracce più importanti per quanto concerne le specie che vengono coltivate nella vallata del Neto e di Santa Severina, parla proprio di Santa Severina. Quindi una tradizione antica, e si comprende comunque che Santa Severina c'ha un paniere, diciamo, di prodotti che si fanno molto al mondo medio orientale, perché parla di vino e di olio. Sicuramente il vino
che è una tradizione molto antica, da noi pre-magno greca, greca, romana, di olio, però parla anche di altri prodotti, parla che Santa Serena, il territorio di Santa Serena, è un ottimo produttore di pistacchio, di cotone e di sesamo. Questi sono gli altri prodotti insieme agli agrumi. E quindi questo è quello che posso dire dal punto di vista etnobotanico. Solo vorrei aggiungere che viene valorizzato l'arancio e gli agrumi anche per una produzione importante di cucchiai. Il legno veniva utilizzato per fare dei cucchiai raffinati e quindi anche questo potrebbe essere per un futuro un dato importante, perché anche l'artigianato della zona si sviluppa sul legno degli agrumi. Quindi diciamo le arance hanno avuto un ruolo importante poi anche per tutta la nostra regione, perché hanno dato anche origine a un altro agrume, al bergamotto, il quale in realtà si dice un po' di tutto sul bergamotto. Alcuni dicono che sia nato proprio appunto per il nome a Berga, che sarebbe l'attuale Barcellona. Altri dicono Pergamon in Turchia. Si dice che un certo Valentino nel 1400 di Reggio comprò da un moro una mazza, quindi un innesto per, di questo bergamotto. Alla fine, dagli studi che sono stati fatti, si capisce anche dal punto di vista agronomico, non è altro che una mutazione, e purtroppo ancora non fissata. Quindi se noi andiamo a seminare un seme di bergamotto ci esce un arancio amaro, comunque da questa mutazione appunto di un arancio nasce il bergamotto, e poi è stato riprodotto agamicamente, quindi per innesto, questo diciamo un bel frutto che ci è stato regalato. E quindi voglio dire, le basi storiche e etnobotaniche ci sono sulle arance, si può fare sicuramente un certo lavoro di storytelling, veramente auguriamoci che possa essere un'altra leva per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie. Adesso ci fermiamo per virgolette solo un attimo, chiamo il presidente Saverio per un attestato di riconoscimento. Sì, allora, innanzitutto grazie per questi bellissimi interventi, cioè ricchi di contenuti, davvero il professor Lupia mi ha fatto fare un percorso storico che non conoscevo, quindi grazie per il contributo, grazie a Natale Carbello e alla dottoressa, perché avete messo gli accenti giusti su un tema che noi trattiamo così, in modo leggero. Facciamo giusto una breve pausa, perché come prima edizione del Borgo delle Arance vogliamo legare questo evento a qualcosa di identitario, qualcosa che è legato al nostro territorio. Allora abbiamo pensato di fare un attestato di merito a una delle persone più anziane di Santa Severina, che si è sempre occupata della, chiamiamola così, la cura e la manutenzione delle piante. Quindi invito a venire al tavolo Salvatore Barone con questa motivazione. È una sorpresa. Non solo che è stata la comunità. Io l'ho conosciuto personalmente perché il mio socio si fidava di lui per fare gli innesti e le potature degli alberi. Quindi venite di qua, così vi leggo pure la motivazione. Grazie per aver contribuito allo sviluppo delle culture agrumicole del territorio di Santa Severina. La segnalazione, oltre al mio riconoscimento personale quale presidente della Pro Loco e amico di famiglia, il premio lo consegna, l'attestato lo consegna l'assessore, il consigliere Mario Ameli.
Mettetevi al centro, così facciamo pure le fotografie. Il passaggio non è nemmeno casuale, perché sono due persone che si occupano di agricoltura. Quindi da qui vuole essere pure un invito al passaggio di mano, dalla persona più anziana del paese che ha svolto questo ruolo alla persona giovane, con un augurio di una buona continuità. Fantastico, perché
E questa è la cosa che bisogna fare. Una volta individuato le caratteristiche, i prodotti di un territorio, bisogna legarli al territorio. Tra l'altro noi abbiamo una storia importantissima, non dobbiamo neanche andare ad inventarcela la storia per fare lo storytelling, noi ce l'abbiamo, andiamo a spolverare i libri di storia, come ci insegna Carmine, il dottor Lupia, perdona, mi Carmine ogni tanto mi prendo, il nostro coordinatore scientifico della Risata dei Vergari, quindi mi permetto di... ci conosciamo da un po' di tempo. È molto semplice, secondo me, fare storytelling con una storia già fatta, non c'è nulla da fare. E come mi diceva Saverio Guerini quando ci abbiamo parlato, mi ha detto perché mi voleva qui, mi ha detto dobbiamo far capire agli esercenti che bisogna fare un tutt'uno con i produttori ed è questo che bisogna fare. Il produttore deve, l'esercente soprattutto, chi comunque si destina i propri prodotti a un pubblico, deve offrire prodotti del territorio, ma non soltanto perché è giusto che sia così, ma anche perché permette ai produttori locali di sopravvivere. Mi voglio legare al discorso che ha fatto il dottor Giordano, il sindaco. Come abbassare i costi di produzione? Non è soltanto alzando il prezzo, perché alzando il prezzo è vero, si può fare, ma è una scelta politica che richiede del tempo ed è un costrutto e comunque dei lavori dietro. Consorziamoci. Abbassare i costi di produzione, bisogna farlo così. Perché noi dobbiamo... non bisogna mettere da parte la teoria di lavorare soltanto il proprio orticello, dobbiamo lavorare quello di tutti, metterci insieme. Lavorando su economia di scala si possono abbassare i costi di produzione. Comprare un trattore che lavora per 3-4 aziende è molto meglio che comprarne 5. Ognuno deve comprare il suo. Quindi il discorso da fare è molto semplice. E niente, io sono invitato qua in quanto ho creato questo format che è appunto Ambasciatore di Calabria, un'altra provocazione per legarmi al discorso. La mia idea appunto è invitare delle persone che parlano della Calabria. Quando l'ho proposto a determinate persone che mi fanno comunque da partner commerciali, mi hanno detto dobbiamo portarlo fuori, è un bel progetto, sono delle storie calabresi che vanno effettivamente raccontate e quindi sponsorizzare la Calabria fuori. Io gli ho detto io non voglio portarlo fuori Ambasciatore di Calabria, l'ambasciatore deve essere qua, perché io voglio che noi diventiamo i primi ambasciatori di Calabria, perché se le persone con cui parlo mi dicono ma chi c'è a fare a Santa Severina, tanto c'è niente di Santa Severina stesso, o il contrario, chi c'è a fare a Misurata c'è niente, ma non esiste ragazzi, non esiste, ci sono dei luoghi veramente eccezionali che secondo me dobbiamo riprendere, dobbiamo avere la cultura. Io da quando sono rientrato nel 2018 faccio quasi tutti i weekend fuori e sono tutti in Calabria, ho scoperto delle realtà eccezionali, non bisogna andare a Roma, a Bologna, è vero ci mettiamo magari lo stesso tempo per arrivare a Reggio Calabria che a Roma, ma non è questo che serve da noi dobbiamo prendere consapevolezza di quello che è la Calabria e come portarlo fuori. Ripeto, le storie ce l'abbiamo, bisogna solo saperle raccontare. E perché no? Magari metterci insieme, visto che comunque da giù arrivano poche mani, mettiamoci insieme noi nel Marchesato. Io ho visto prima un sacco di associazionismo qua, ci sono i calanchi del Marchesato, c'è la riserva del Vergari a Mesoraca, c'è il Verzino Adventure a Verzino, c'è i Diabiri Salini di Casabona, ci sono tantissime realtà da scoprire che immagino in pochissimi conosceranno. Magari in questa sala qualcuno sì, ma fuori i nostri concittadini pochi conoscono di queste bellissime realtà che abbiamo. Andiamo a visitare, supportiamo il locale e poi veniamo.